Cari amiche e cari amici di Padre Pio TV, ben ritrovati in diretta dagli studi di San Giovanni Rotondo, della nostra emittente, ciao Fra Italo. Buongiorno Tony, buongiorno a tutti anche da casa, buon lunedì mattina. Sono ritornato al tuo fianco Fra Italo. Ci siamo, siamo ritornati alla base, come è andata a Milano? Poi, Bene. Poi ci racconti qualcosa immagino. Assolutamente sì. Bentrovati questo lunedì importante, insomma, quello che è l'ultimo prima della Quaresima. Ci siamo lasciati alle spalle un festival di Sanremo, ci stiamo lasciando alle spalle anche un carnevale, cose interessanti, però vogliamo essere proiettati al futuro e anche nell'oggi con i nostri temi che sono quelli della sostenibilità. Sì, assolutamente sì, anche oggi quindi la nostra trasmissione sarà... Ricca di notizie, interventi, buone pratiche, e dalla BIT di Milano ascolteremo anche il direttore del Dipartimento Turismo e Cultura della Regione Puglia che ci eh, dà la sua versione di innova, innovazione e sostenibilità, di come l'innovazione può supportare scusa, anche il tema della sostenibilità. Poi come di consueto apriremo uno spazio di riflessione sul francescanesimo con il nostro Frappietro e poi la pagina di Laudato Si comunità di San Giovanni Rotondo ed in conclusione dulcis in fundo come si suol dire la buona pratica che oggi sarà uh, un appuntamento quadruplo perché ehm, la uh, realtà di cui parleremo appunto sarà interpretata da quattro dei suoi protagonisti. E visto che il materiale è tanto iniziamo subito così a piccoli passi a ritornare nel mondo della sostenibilità con alcune notizie molto interessanti. La prima della quale riguarda un concorso di cui vi volevo parlare, il concorso Play Energy che è stato ideato da Enel in collaborazione con Campus Party. È un concorso aperto non solo ai giovani ma anche agli insegnanti. Di cosa si tratta? C'è questa piattaforma gratuita alla quale ci si può iscrivere da, non solo dall'Italia, dall'Italia, dal Brasile e anche dal Cile. Tu vai, ti iscrivi e inizia il gioco, ti assegnano dei punti che questa volta devono diminuire, non devono che cosa succede? Questi punti sono la tua quantità di CO2 che spendi ogni giorno. Ovviamente l'obiettivo è diminuirla. Allora, come fai? Hai delle sfide. Ti devi impegnare, però concretamente sia delle sfide pratiche nel ridurre il tuo impatto ambientale, sia poi delle sfide di condivisione nel cercare di contagiare anche le altre persone. Allora funziona così: tu ti iscrivi, poi giochi e insomma, che vinca il migliore. Il concorso è iniziato già dal 30 ottobre in pieno fermento e si concluderà il 30 marzo 2024. Quindi tutti siete invitati ad iscrivervi. Provate a giocare, magari consigliatelo ai nipoti perché i premi sono interessanti. Ecco, questo è un altro esempio esempio di come l'innovazione può dare una mano concreta alla sostenibilità. Sì, anche perché ehm, diciamo, il messaggio che vuole mandare questo concorso è quello che per arrivare a una vita sostenibile bisogna sconfiggere un nemico che è l'ignoranza. Quindi con il pretesto dei giochi, dei punti, si cerca solamente di mettere al corrente la persona, il giovane in questo caso, di tanti piccoli accorgimenti che può mettere in atto e che non fa solo perché non conosce quella realtà, non perché ci sia una cattiveria sotto. Bellissima idea. Poi c'è un'altra, andando insomma a mettere le mani in tasca, l'idea dei mutui green, è un fenomeno che sta nascendo. Noi conosciamo che i giovani soprattutto a volte rimandano addirittura i matrimoni perché è tutto molto costoso, c'è cioè il problema della casa, è difficile a volte sposarsi, soprattutto nei, nei nostri, eh, nel nostro momento della storia. Allora le banche hanno iniziato a strizzare un po' l'occhio quando uno va a chiedere un mutuo però con una condizione, insomma. La casa che tu andrai a costruire o anche restaurare è fatta con i parametri della sostenibilità. Quindi vediamo che anche nelle banche, insomma, è iniziato a esserci questo, questa sensibilità verso la, la sostenibilità e quindi... Insomma, può essere una buona idea, insomma. sicuramente apre più porte, però un buon pretesto per riuscire poi a mettere in piedi una casa che sia sostenibile. Che non vuol dire solo, vabbè, si spende più all'inizio, però questo consente un grande risparmio. Si poi, poi in avanti. Mi viene in mente quella frase che, se vuoi, eh, che ho sentito una volta: se vuoi cambiare realmente le cose tra le persone, devi fare leva sui portafogli, che sia la volta buona. <ride> Beh, infatti, sicuro funziona. Qualcuno <ride> risponderà. E sempre parlando di case, di edilizia, c'è un nuovo fenomeno. Che sta diventando anche importante perché se ne capiscono i benefici. In Italia non siamo ancora avantissimo. Però l'Europa sì, a livello mondiale ed è il fenomeno degli ecoquartieri. Che sono gli ecoquartieri? Sono dei quartieri come noi li conosciamo, però sono concepiti e sviluppati secondo una visione basata sui principi base della sostenibilità. Quindi non sono solo edifici. Costruiti in maniera sostenibile perché un solo edificio, insomma una rondine, non fa primavera, ci vuole tutto un intero quartiere. Allora che cosa accade? Che tutta la vita cambia, quindi eh, tutto è concentrato sugli obiettivi ambientali, sociali ed economici alternativi e questi ecoquartieri stanno diventando veramente un po' il centro anche delle città dove ci sono, pensiamo, Londra, pensiamo. Pensiamo Parigi, Friburgo. E quindi con un occhio attento all'ambiente questi quartieri sono progettati per ridurre al minimo il consumo energetico. Questa è una priorità. Utilizzare materiali sostenibili, noi li abbiamo già conosciuti un po' di materiali sostenibili per l'edilizia, materiali naturali e valorizzare le aree verdi. Vediamo queste foto che, ci, che la regia ci sta mostrando come il verde sia il colore dominante e guardandoli la sensazione subito di pace poi spicca un altro colore che è quello del silicio sui tetti, perché le case si autoalimentano, insomma, con questi pannelli, pannelli solari. solari. Mm -hmm. Molto bene. Io um, mi auguro, ecco, che le nostre città siano sempre più sostenibili perché eh, appunto, è nella quotidianità delle nostre esistenze che dobbiamo cercare di fare di questa parola non più un concetto teorico ma qualcosa di molto molto pratico. Come dicevamo in apertura adesso andiamo, uh, facciamo un salto uh, nello spazio ma anche nel tempo perché torniamo indietro di qualche giorno, a una settimana fa per l'esattezza, andiamo a vedere che cosa ci ha raccontato la BIT di Milano il direttore del Dipartimento Turismo e Cultura della Regione Puglia proprio a proposito di innovazione e sostenibilità. Come riusciamo a conciliare i, tema, i temi dell'innovazione con quello della sostenibilità? Magari ecco, non c'è bisogno neanche di fare uno sforzo, uno sforzo perché forse paradossalmente l'innovazione ci aiuta ad essere più sostenibili oppure no? Beh direi assolutamente di sì, ma anche qui la Regione Puglia in tempi non sospetti, era il 2016, 2017, si è data uno slogan cui ha ispirato tutte le politiche turistiche e culturali e se vogliamo anche le politiche di investimento non solo nel turismo e della cultura che ne sono derivate. Dice spesso il Presidente Emiliano che questo successo del brand Puglia è stata una delle condizioni determinanti per l'attrazione di investimenti importanti nella nostra regione, nel settore dell'aerospazio, nel settore della consulenza, nel settore della meccatronica e così via dicendo. Bene, eh, quello slogan dice, diceva e dice, beato quel padre che è in grado di dare ai propri figli radici e ali. L'innovazione è uno strumento. In realtà l'obiettivo è valorizzare quello che siamo attraverso progettualità, valorizzazione della memoria, valorizzazione delle radici, ma la proiezione di tutto questo nel futuro passa attraverso l'innovazione, che non è soltanto però un'innovazione tecnologica quindi diciamo strumentale, ma è anche e soprattutto una innovazione di testa e quindi al centro di questa innovazione, prima ancora della tecnologia, del digitale, dell'intelligenza artificiale, che aiutano indubitabilmente anche in termini di sostenibilità ambientale, ecologica, prima ancora c'è il tema della formazione, della qualificazione professionale, del miglioramento. Della capacità dei cittadini e cittadine pugliesi, soprattutto i più giovani, di stare sul mercato. Cioè, voglio dire che quando parliamo di innovazione e di sostenibilità, va declinata la sostenibilità, come direbbe Papa Francesco, in maniera integrale. Non è più soltanto un tema di sostenibilità ambientale, dove siamo già molto come dire, indietro rispetto a quello che abbiamo prodotto nel rapporto con il creato. Ma oggi la sostenibilità integrale riguarda il comparto della socialità, dei rapporti sociali, riguarda il tema della inclusione sociale, riguarda il rapporto della coesione tra territori più avanzati e territori più arretrati, tra chi ha di più e chi ha di meno, riguarda il tema della formazione, riguarda il tema della capacità di fare impresa senza consumare territorio, senza impattare sul territorio, sul paesaggio, insomma, un dato integrale su cui l'approccio turistico può fare la differenza. Ma a monte c'è un tema di approccio culturale: sapere da dove veniamo, sapere qua. ciò che i nostri avi, come dicevamo prima, hanno, ci hanno consegnato in eredità senza che noi ne avessimo alcun merito, e avere la consapevolezza e la responsabilità di riconsegnare a chi verrà dopo di noi ciò che ci è stato consegnato in quei termini, possibilmente migliorato ma certamente non peggiorato. Grazie direttore, buon lavoro e buona ambiente. A voi buon lavoro, Grazie. a presto. Grazie. Ed eccoci ritornati insieme ed è il momento di ospitare una gradita... Uh, un gradito amico della regola della sostenibilità, lui è Fra Pietro Maranesi, professore in teologia ed esperto specializzato in francescanesimo, che eh, ci apprestiamo a salutare. Fra Diamo subito il benvenuto Fra Pietro, buongiorno eccoci, eccoci, buongiorno a voi, grazie di nuovo dell'invito. Ed è bello partecipare un po' anche a questa proposta francescana dentro la vostra TV. Grazie. Ecco, oggi un tema anche particolarmente interessante parlando anche di francescanesimo. In un articolo tu hai scritto Le viscere di misericordia ecologica di Francesco. Noi stiamo affrontando un pochino tanti temi che riguardano la sostenibilità, che riguardano anche l'ecologia ed è bello poi ricondurci iniziando sempre dalle suggestioni mandate da Papa Francesco, ricondurci a quella che è stata l'esperienza di Francesco gli Assisi. E c'è questo episodio, che è raccontato nella vita di Tommaso da Celano, La vita prima, che vede Francesco in una situazione particolare, racconta il biografo. Un altro giorno, pellegrinando per la stessa marca, con il medesimo frate Paolo, che era ben felice di accompagnarlo, si imbatterono in un uomo che portava al mercato due agnelli da vendere. Penzolanti e legati sulla spalla. All'udire quei belati il beato Francesco, vivamente commosso, si accostò, accarezzandoli come suol fare una madre con i figlioletti che piangono, mostrando la propria compassione. E disse al padrone: Perché tormenti i miei fratelli agnellini tenendoli così legati e penzolanti? Rispose: Li porto al mercato per venderli, ho bisogno di denaro. E Francesco: Che ne avverrà? E quello, i compratori li uccideranno e li mangeranno. Non sia mai, esclamò il santo, prendi come compenso il mio mantello e dammi gli agnellini. Quell'uomo fu ben felice di concederli e prenderli il mantello, perché voleva, valeva molto di più delle bestiole. Francesco l'aveva ricevuto a prestito da un uomo proprio quel giorno per ripararsi dal freddo. Ma ricevuti gli agnellini il santo di nuovo pensava tra sé. Che cosa farne e per consiglio del frate che l'accompagnava li restituì al padrone perché se ne prendesse cura raccomand raccomandandogli di non venderli di non recar loro danno alcuno ma di mantenerli nutrirli e custodirli con amore insomma a perderci completamente questo san francesco sì questo episodio è molto particolare poi segue un altro episodio che si lega alla marca di Ancona come quello, ed è connesso a questo luogo dove sono io, San Severino, direttamente eh, raccontato, cioè là c'è la storia di una pecora che salva, Francesco la prende, la riscatta, la fa comprare, la porta con sé, passa dal Vescovo di Osimo, che è un'ora di macchina da qui, il Vescovo si, si meraviglia di questo uomo che va in giro con questa pecora, la porta fino a San Severino, qui, la lascia alle sorelle, un gruppo di donne religiose e prosegue per Assisi. E questi due episodi della pecorella e i due agnellini rinviano a due aspetti di Francesco. Il primo è un uomo sensibile. Sensibile alla sofferenza, alla povertà degli altri, agli ultimi, agli emarginati e dice Tommaso e a questi ultimi appartenevano anche gli animali. Oltretutto le pecore e gli agnellini gli ricordavano Gesù ma c'è una sensibilità umana, così un po', un po' naif forse, ma era un uomo attento alla sofferenza. Poi c'è il secondo livello, quello che interessa a noi, che in qualche modo stai utilizzando per parlare di ecologia, c'è un'attenzione al mondo, al mondo animale anche, al mondo della, della creazione, la quale ha bisogno di occhi e di un cuore che si prenda cura. Oggi lo sentiamo in modo molto forte. Lì Francesco non aveva questa questione davanti agli occhi né voleva affrontare il problema dell'ecologia, ma indubbiamente leggere questi testi oggi con la nostra sensibilità ci permette di dare fondamento ulteriore a questa questione. E se analizzassimo quel, quel test, quell'episodio, eh, lì... Come in quello precedente, ci sono gli elementi. Io li, li qualifico così: gli elementi dell'ecologia oggi. Quali dovrebbero essere eh, i passaggi per poter sviluppare una ecologia, diciamo, responsabile eh, sul mondo che abbiamo ereditato dai nostri fratelli e che vogliamo consegnare buono ancora ai nostri figli? Sì, appunto per questo, perché ci sono tante maniere di fare ecologia e anche tanti obiettivi e finalità che uno si può porre. Io credo che proprio l'atteggiamento del cuore di Francesco siano il fuoco della sua ecologia e dovrebbero essere la proposta anche per la nostra. No? Vedere e provare nel proprio cuore un'emozione che poi ti porta ad agire e vorrei risottolineare questo anche a perderci perché forse quello che ci insegna Francesco in questo, in questo episodio è che poi devi dare qualcosa se vuoi salvare qualcosa o qualcuno. Ma su questo sai, Italo, ci sono allora da dove parte questa compassione perché se non ha una, una radice profonda che regga. Eh, la compassione diventa sentimentalismo, ma non diventa produttrice di cambiamento. La, la radice di Francesco, da cui nasce la compassione, la, ce la dice nel cantico di Frate Sola: eh, davanti a noi, att attorno a noi, ci sono dei fratelli e delle sorelle, cioè hanno la stessa dignità nostra. Questa è la cosa importante. Eh, dare questa. Parentela stretta tra noi e il mondo creato costituisce un impegno, una responsabilità. Primo aspetto. Senza questa lettura teologica per noi è difficile dare uno sguardo di serietà sulla sacralità e il rispetto che dobbiamo dare a questo mondo. Il secondo, come tu dicevi, poi di fatto chiede interventi che vanno a toccare l'economia diremmo oggi l'ecologia è una questione economicamente molto impegnativa perché tutte le cose preziose costano chiedono molto in quel caso Francesco sia per la pecora che i due agnellini eh, fa un'operazione economica fa comprare la pecora da un ricco bisogna sborsare o mette in campo il suo mantello si priva di un mantello pur di avere quelle due agnellini e riscattarli. Oggi lo sappiamo molto bene che l'ecologia chiede un impegno e la prova dell'impegno noi la facciamo attraverso l'investimento economico. È vivere un'ecologia sentimentale senza che ci tocchi l'economia, uno stile di vita, e dunque ci scomoda un po', è un'ecologia un sentimentale, ma che non produce nulla. C'è anche un altro, un altro lato della medaglia, riflettevo mentre vi ascoltavo. Che con ecco, ogni probabilità oggi eh, non, non riusciamo ad essere in sintonia con l'ambiente, almeno non, non eh, in maniera così spontanea, perché forse abbiamo perso un po' quella semplicità che penso ecco un agnellino può rappresentare. Eh, il mondo animale è un mondo molto semplice, noi, noi esseri umani invece abbiamo complicato un po' tutte le cose per cui è ovvio che anche il solo soddisfare quelle esigenze minime come nutrirci coprirci oggi va molto oltre la funzionalità del gesto stesso no? del mangiare o del vestirsi quindi abbiamo necessità sempre più complesse e complicate che inevitabilmente si riflettono in maniera negativa per l'ambiente forse Francesco ci vuole riportare anche a quella semplicità che fa bene a tutti. Eh, io ne sono sicuro, ma eh, voglio raccontare una storiella piccolina, piccolina, ma che rinvia a quanto già lei diceva. C'è quel bambino o la bambina che vede per la prima volta davvero una pecora, un animale, e dice, molto meravigliata, la mamma: Mamma, mamma, la pecora è uguale a quella della TV. Eh, questo, dunque, qual è la realtà che noi incontriamo? Se non quella virtuale ormai, quella naturale eh, sembrerebbe una narrazione mitica. Poi il secondo aspetto, anche il rapporto con il nostro cibo. Oggi leggevo sul giornale, effettivamente, il nostro cibo è impacchettato. Noi prendiamo cibo già impacchettato, non sappiamo dove venga, che cos'era quell'animale, dove viveva, nulla. Noi abbiamo sul banco dove del supermercato pacchettini di carne, di verdura, tutto in, in celofanato e noi abbiamo il prodotto pulito, ma tutta la sua storia, tutta la sua relazione con la vita, con la nostra vita che è uguale, noi non sappiamo nulla e non vogliamo saper nulla, perché è molto più comodo un rapporto anonimo di plastica con la realtà, ma non so se diventiamo più umani in questo modo, diventiamo anche noi un po' di plastica. Sicuramente un po' di plastica sì, ma anche meno consapevoli di che cosa facciamo, perché quando noi acquistiamo un prodotto poi alla fine siamo anche noi che l'abbiamo realizzato supportando quella catena di produzione, quindi siamo anche noi macellai, siamo anche noi disboscatori, siamo anche noi, anche se in minima parte con il nostro contributo, meglio non sapere che cosa compriamo a volte perché non sappiamo così di che cosa siamo complici. È vero, le, le riflessioni che, che stiamo facendo sono molto pregnanti anche perché per utilizzare la metafora che stava utilizzando fra Pietro, purtroppo è un mondo che si sta riempiendo sempre più di plastica e forse ecco, in un certo senso di, di superfluo, di, di, di cose che probabilmente potremmo eh, utilizzare meglio, gestire meglio con maggior senso di responsabilità per noi, per gli esseri viventi che ci circondano e per il pianeta stesso. E la plastica, sapete, la plastica ha tantissime forme, ma la, la, la tipica presenza della plastica è quella molto morbida, trasparente, che però una volta messa ti fa vedere la realtà, ma ti fa anche essere totalmente distante. La plastica è una specie di finta relazione che ti evita la relazione. Ora, adesso la sto leggendo a livello simbolico, ma una vita di plastica dove siamo protetti da un rapporto diretto con la realtà perché abbiamo paura di sporcarci, abbiamo paura di avere un contatto immediato. E oggi il mondo chiede, ma da sempre, la vita si fa incontrandoci, toccandoci, vivendo una relazione vera e non di plastica, perché altrimenti davvero eh, viviamo una vita finta. Ed è un peccato vivere fin in, una, in una vita finta e perdere la nostra verità e la nostra realtà. E allora, meno plastica e più realtà, e quantomeno, la plastica, cerchiamo di differenziarla correttamente. Grazie, grazie, Fra Pietro, per essere stato anche oggi con noi e aver condiviso così tante belle riflessioni alla regola della sostenibilità. Grazie Fra Pietro, alla prossima. Grazie, grazie davvero. Un abbraccio a tutti. Pace bene. Grazie Tony e grazie Fra Italo e benvenuti a tutti nel nostro spazio curato dai ragazzi della comunità Laudato Si di San Giovanni Rotondo. Ecco qui abbiamo Alessia e Anna Paola, benvenute. Eh, grazie. La nostra comunità è un gruppo di ragazzi nati qui a San Giovanni Rotondo, nata qui a San Giovanni Rotondo per riprendere i temi dell'enciclica eh, di Papa Francesco. Come sapete eh, Papa Francesco ha pubblicato l'Enciclica Laudato Si nel 2015, poi nel 2020 ha chiesto uh, a tutta la cristianità di riprendere eh, l'enciclica perché forse non avevamo capito molto e proprio nel 2020 sono nate queste comunità uh, in tutta Italia uh, uh, e poi nel mondo il movimento Laudato Si uh, cioè gruppi di persone che si preoccupano di sensibilizzare, proprio di riprendere, di fare da cassa di risonanza i temi dell'enciclica. Sappiamo quanto il Papa ci tenga a queste tematiche. Avrebbe voluto partecipare alla conferenza di Dubai, alla COP28 però la sua salute gliel'ha impedito, ma ehm, il Cardinale Parolin ha letto il suo, il suo discorso no? e diceva che il futuro di tutti dipende dal presente che scegliamo, quindi era un monito molto forte. Adesso ha annunciato a tutti che andrà in Oceania ad agosto, noi preghiamo per lui e ci auguriamo veramente che riesca ad andarci, perché eh, vedere arrivare fisicamente un uomo del genere con la sua presenza mite, pure forte e determinata, Penso che possa diciamo, lasciare un segno anche nelle coscienze di, tanti, di tante persone. I suoi temi, quando lo ascoltiamo eh, all'Angelus, in tutti gli interventi, i suoi temi più, su cui batte di più sono appunto la cura della casa comune e adesso la guerra. Le immagini che la regia ci sta mandando sono immagini un po' tristi, un po' cupe, però sono la realtà. E la guerra provoca tante vite umane, eh, provoca la, la morte di tante vite umane, però provoca tanti danni ambientali. Noi oggi vogliamo raccontarvi mh, questo triste fenomeno e lo vogliamo fare come al solito eh, partendo da un passo dell'enciclica che vi leggiamo testualmente proprio per dirvi quanto è attuale questo documento del Papa nel 2015 lui l'ha scritto ma è, risulta ancora a distanza di anni attualissimo al paragrafo 57 dell'enciclica lui dice testualmente è prevedibile che di fronte all'esaurimento di alcune risorse si vada creando uno scenario favorevole per nuove guerre, mascherate con nobili rivendicazioni. La guerra causa sempre gravi danni all'ambiente e alla ricchezza culturale dei popoli e i rischi diventano enormi quando si pensa alle armi nucleari e a quelle biologiche. Infatti, nonostante che accordi internazionali proibiscano la guerra chimica, batteriologica e biologica, sta di fatto che nei laboratori continua la ricerca per lo sviluppo di nuove armi offensive capaci, capaci di alterare gli equilibri naturali. Ecco, mh, sappiamo che, che la guerra è qualcosa di veramente mm. terribile. Ogni mm. guerra ha un proprio prezzo ed è eh. quello delle vite umane, devastazioni, crisi economiche, ma c'è una cosa che viene sottovalutata ed è quella della, del cambiamento climatico, perché ne va da molto sull'impatto sul ambientale, cioè sì. ambientale. Infatti eh, eh, si parla di misure globali per eh, evitare, eh, di evitare che ci sia una produzione eccessiva di CO2, però... però <ride> cioè, eh, po come posso dire? Le guerre... Non, non mettono in conto che le guerre. Uh, i bombardamenti ne producono tantissime, Esatto. Andando a uh, distruggere ciò che fa bene all'uomo, come l'aria, l'acqua. Uh, ciò cioè che produce anche vita il suolo, anche il suolo anche, il suolo. anche, il suolo, anche, eh, anche la biodiversità no? si tratta di, eh, di sconvolgimenti giustamente come diceva Alessia no? si va ad inseguire eh, il, le percentuali per abbassare di pochissimo la, la, la presenza della CO2 nell'aria ma poi con un bombardamento solo e purtroppo adesso stiamo assistendo con quella che il Papa chiama la guerra mondiale a pezzi no? cioè veramente, eh, ci sono seguendo i giornali si vedono tante zone in cui eh, i bombardamenti, l'uso delle armi eh, è giornaliero purtroppo e eh, le immagini che, che, ci stanno, che ci stanno passando e che comunque vediamo in continuazione eh, ci, ci dimostrano questo. Questo ha un impatto terribile, diceva Alessia giustamente, un impatto sull'aria, un impatto sull'acqua, un impatto sul, sul suolo. no? Sì, è vero, basta considerare il fatto che uh, gli stessi... Ah. Solo i, i mezzi di trasporto che vengono usati per queste azioni belliche eh, producono un'emissione di CO2 incalcolabile, tanto che un gruppo, di scienziati, un gruppo internazionale di scienziati ha calcolato che solamente nei primi sette mesi della guerra in Ucraina eh, sono, stati emesse, sono state emesse più di 100 milioni di tonnellate scusate, di CO2. E, consideriamo anche che l'inquinamento da parte delle, degli strumenti bellici avviene anche durante i periodi tra di pace, quindi durante le, 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 le esercitazioni. esercitazioni ah, sì. eh, comunque avvengono queste cose. I bombardamenti che ehm, sprigionano un quantitativo di eh, sostanze tossiche che poi in, con il vento avvengono spostate uh, nell'aria e vanno a finire, a, come dicevi Maria Stella, sui suoli. I suoli che poi non possono più essere utilizzati per uh, la vita agricola e quindi per il sostentamento delle popolazioni che vivono in questi posti appunto bombardati. L'acqua che viene inquinata uh, per le sostanze di reflusso che vi vengono apportate oppure uh, vengono spesso um, distrutte delle dighe. Uh, intenzionalmente per allagare eh, delle zone eh, come tattiche di guerra o per disteccarne di altre o, quindi il contrario però comunque facendo un danno all'acqua alle risorse idriche e quindi al sostegno dei popoli esatto esatto adesso siamo anche eh, con eh, Diciamo con il, con il cuore in gola no? perché in continuazione ci dicono che le bombe cadono a pochi mm. eh, metri, no? 400 metri dalla centrale nucleare di Zaporigia: cioè vuol dire eh, che basta pochissimo per provocare un, un danno nucleare con eh, ripercussioni che proprio non possiamo immaginare. Ma per non, mm, eh, abbiamo parlato dei danni alla, alla parte diciamo, abiotica, l'acqua, mm. l'aria, il suolo, ma la biodiversità. Viene eh, compromessa in maniera seria. No? Dicevamo l'Ucraina perché è la zona più vicina a noi, no? ma eh, all'interno del territorio eh, nazionale dell'Ucraina esistono i Carpazi che sono la catena montuosa dei Carpazi che sono eh, considerati patrimonio dell'UNESCO per la grande presenza di biodiversità, la bete rosso, ma tante come specie vegetali, ma tante specie anche animali no? che stanno soffrendo. Eh, alcune muoiono direttamente, alcune invece muoiono e rischiano di estinguersi perché, come diceva Anna Paola, manca tutto l'entourage, manca tutto l'ecosistema intorno che viene, viene, viene distrutto. Si tratta veramente di eh, situazioni eh, di danni incalcolabili, cioè la ricostruzione dopo un conflitto non è solo una ricostruzione dovuta alle infrastrutture, non dobbiamo soltanto piangere i morti, ma è una ricostruzione lunga, lunga, lunga perché si è sconquassato un ecosistema. In più uh, c'è un guaio ancora più grande. Eh, tanti, eh, vedete l'immagine parla da sola questa qui che ci ha mandato la regia, no? questa è un'immagine di, un, di una specie africana. Anche in Africa ci sono tanti tanti conflitti e ci sono conflitti tribali, conflitti eh, all'interno degli stati nazionali no? e ci sono specie che stanno estinguendosi direttamente perché non trovano cibo, perché eh, appunto gli ecosistemi sono devastati oppure sono distrutti perché eh, la loro il loro ciclo vitale viene sconquassato. Inoltre, inoltre è importante anche dire un'altra cosa: Nella, la guerra tra la Russia e l'Ucraina ha bloccato alcuni esperimenti importanti che si stavano facendo sul permafrost, che è quello strato perennemente ghiacciato che si trova appunto all'Artide, uh -huh. al polo nord. La Groenlandia, al polo nord, è una zona che è di competenza geografica della Russia, ovviamente. Adesso eh, tutti gli studi sono, sono bloccati, spese. invece, quel la, avere quelle informazioni derivanti dallo studio del permafrost ci avrebbe potuto uh, far avanzare un attimo, capire un attimo come procedere nella lotta al cambiamento climatico. E questo non è un danno da poco, uh, non lo pensiamo, siamo presi giustamente, come diceva Alessia, dal fatto che ci sono tanti morti, però dobbiamo anche un po' allargare lo sguardo e capire che i danni sono veramente danni a 360. Gradi. Sì, eh, infatti ehm, l'ONU sta proprio mettendo in atto, pensando in maniera razionale a un progetto di tutela per l'ambiente eh, durante i conflitti bellici e, ovviamente eh, gli effetti saranno diciamo, di lunga, lunga portata ehm, però è comunque qualcosa che si sta facendo, a cui si sta pensando e che per cui anche noi possiamo fare la nostra parte, nel senso che possiamo anche pregare per queste cose, perché appunto son, sono persone che mettono a disposizione eh, il proprio sapere, i, pro i propri strumenti, i propri talenti, le proprie conoscenze. E quindi eh, preghiamo lo Spirito Santo che li illumini affinché vengano messe da parte le, ehm, i, i, i propri interessi economici, politici, ma si guardi tutti nella stessa direzione. Sì, questo è sicuramente quello che in questo momento noi possiamo fare. Non è certamente poco, è il nostro contributo a, a tutto questo. E, sappiamo che oggi vi abbiamo un po' rattristato forse con questi argomenti, però ci sembrava giusto anche parlarvene, anche riportare eh, la voce di tanti indigeni, no? di tante persone che vivono in questi posti e che forse. Eh, mh, Forse non possono raccontare quello che sta succedendo al di là appunto della, della morte, ma la devastazione totale che stanno vivendo. Vi, vi lasciamo con queste immagini che sono forti ma importanti e vi diamo appuntamento alla prossima settimana. Arrivederci. Arrivederci. E ci ritroviamo insieme per parlare di buone pratiche come di consueto. E oggi fra Italo, un esperimento straordinario, non l'avevamo mai fatto. Abbiamo quattro interlocutori contemporaneamente sono i volti e i nomi di Smiley Academy Italia. Bentrovati ragazzi, ciao a tutti. Benvenuti ragazzi. Ciao, ciao a tutti. Ciao. ciao a tutti. Ecco, io non, non perderei tempo, visto che ne abbiamo poco a disposizione, chiederei subito a Roberta Bonacossa che cos'è Smile Academy. Ciao, ciao a tutti, sono molto contenta di, di essere qui. Allora, Smile Academy è un progetto eh, veramente innovativo e, e dal mio punto di vista straordinario perché... Eh, Punta a un nuovo approccio alla sostenibilità. Noi la conosciamo soprattutto dal punto di vista ambientale, eh, ma la sostenibilità è anche sociale, economica e umana. E Smiley Academy propone un nuovo modello eh, di business, eh, anche di business, di fare business in modo sostenibile, eh, unendo la cultura e la saggezza delle popolazioni indigene, eh, insieme a quella diciamo, che conosciamo di più, quella più occidentale, quindi unire eh, le culture per creare un modello diverso. Per proteggere le persone e l'ambiente. Siamo in realtà in partenza, poi i miei colleghi parleranno anche meglio di quello che faremo nei prossimi mesi. ma ci sarà la prima experience in India in cui ci saranno tanti giovani per confrontarsi con le popolazioni indigene, comprendere gli impatti dei cambiamenti climatici e immaginare delle, dei nuovi modelli di eco-business che però uniscono tutti, tutte le dimensioni della sostenibilità quindi veramente un nuovo modo di fare cultura e business perché eh, proprio abbiamo bisogno di questi nuovi modelli grazie Roberta e vorrei chiedere a Matteo in qualità così anche di co-founder quali sono i settori di riferimento allora eh, ciao a tutti ehm, allora, i settori di riferimento per Smile Italia sono principalmente due al momento e il primo e tutti basati su eh, tre pilastri che sono cibo, clima e um, salute. Il primo eh, progetto eh, in corso è Peter Dan, dove Dan sta per disturbi dell'alimentazione e della nutrizione. È un progetto in collaborazione con Food for Mind del, um, prof, del professor Leonardo Mendolicchio, e è un progetto che vuole eh, sensibilizzare. A, eh, a tutta la problematica dei disturbi di alimentazione e basandosi su una co-creazione di esperienze con chi soffre da questi disturbi. La eh, seconda progettualità, invece, è una progettualità che stiamo sviluppando sul territorio italiano, in particolare a Monza, quindi, eh, si basa soprattutto sul concetto di sostenibilità. E eh, identità del Made in Italy, e, che eh, stiamo lavorando con eh, il senatore Rampi, eh, a cui lascio la parola per approfondire meglio il, il progetto che avrà luogo eh, nel parco di Monza. Grazie, Matteo, hai fatto anche da presentatore. A te la parola, a, a Roberto Rampi. Sì, buongiorno. Sì, abbiamo scelto Monza perché Monza ha una particolarità unica nel mondo, un parco cintato è il più grande parco centrato del mondo che è insieme un parco storico, è un luogo di produzione agricola, c'è una scuola di agraria, ci sono le cascine, e vabbè, è anche il luogo dell'autodromo, tutti lo conoscono prevalentemente per quello, ma è un territorio che ha un contorno di aziende legate al mercato del legno, al mobile e che ha una storia che è quella dell'origine dell'ecologismo purtroppo nata da un grande dramma, quello dell'incidente di Seveso. Noi pensiamo che unire tutte queste cose possa aiutarci a immaginare davvero questo concetto di impresa sostenibile che faccia del talento, della capacità artigiana della capacità di impresa un modo per cambiare meglio il mondo. Molto bello e noi non, uh, non vediamo l'ora di ecco a, a, avvicinarci anche di più alla vostra realtà, e ai vostri eventi per ricevere i, i contenuti eh, importanti dei quali vi fate non solo ambasciatori ma proprio attuatori, per cui continueremo a seguirvi con attenzione, eh, con alcuni di voi lo facciamo già da tempo, è il caso di Potito, Potito Ruggero che nel progetto Smiley Academy interpreta eh, il, come dire, si fa anche lui, attore di quel protagonismo intergenerazionale perché è il più giovane di tutti, è vero Potito? Sì, sì, eh, io oh. ho 16 anni e sono stato nominato eh, come focal point per la generazione Z in, per quanto riguarda l'Italia. Ecco, Smile Academy è l'acronimo di Sustainable Mindset e Inner Level for Youth, quindi è dedicato ai giovani e questo grande progetto che è Smiley Academy, infatti, è proprio dedicato a giovani che saranno formati per diventare degli imprenditori sostenibili, giovani sotto 30 anni. E poi abbiamo eh, uno dei cofondatori che è giovanissimo, Matteo Salerno, e quindi questa è un'ulteriore conferma di questo modello che è intergenerazionale, che abbiamo. Molto bene, noi avevamo la premura di eh, non dilungarci troppo per paura che non si riuscisse a parlare tutti. Invece, siamo stati, siete stati Sono molto stati bravi. Perché precisissimi. Perché se, precisissimi. Ecco, siete stati svizzeri. Avete, <ride> ci avete restituito un quadro molto chiaro di, di chi siete, di quello che fate e abbiamo anche la serenità adesso per fare un giro conclusivo, eh, non solo di saluti, ecco se volete potete aggiungere anche qualcos'altro, quindi eh, torno a dare la parola a Roberta Bonacossa. Grazie, sì, ehm, appunto penso che la eh, peculiarità e la bellezza di questo progetto, anche la sfida in realtà, eh, sia proprio quella di ehm, abbracciare tutte le dimensioni e avere un approccio integrato perché um, in generale proprio ma anche nella sostenibilità siamo molto abituati a lavorare per compartimenti stagni perdendo l'interconnessione eh, che esiste tra ogni settore ma soprattutto tra gli esseri umani e la natura e quindi questo è quello che eh, con i progetti in Italia con i progetti in India e negli altri paesi vogliamo costruire man mano queste buone pratiche eh, per ritornare questa, questa connessione. Matteo, a te. Lascio la parola a Matteo. Eh, io mi ricollego tantissimo alle parole di Roberta perché Smiley nasce proprio da eh, una libertà progettuale e, e tuttora ogni progetto che vi è pensato nasce proprio da un senso di vedere cosa ci circonda, capire quale può essere una soluzione e Unire tutti questi puntini in un circolo virtuoso. Roberto. Questo è come definire. Sì, e questo in fondo è stato anche uno dei motivi che ci ha spinto a scegliere Monza, perché l'estate scorsa Monza è stata colpita da due eventi climatici estremi, che in due minuti l'uno, quindi quattro minuti totali, hanno eliminato 30.000 alberi che erano lì da qualche secolo. Ecco, allora noi dobbiamo anche capire che il nostro cambio di paradigma e di modo di comportarci è urgente, perché senza drammatizzare, però, se in quattro minuti possiamo perdere 30.000 alberi, se continuiamo così, eh, rischiamo che quello che abbiamo ricevuto non lo troveremo più. Eh. Grazie, Roberto. Potito, ti chiederei dove, su quali canali possiamo seguire eh, il vostro lavoro e tutte le attività di Smiley Academy? Eh, principalmente sui social in particolare su instagram e poi sul sito di smiley academy ok perfetto tra l'altro possiamo anticipare mi fa piacere farlo oggi che siete tutti e quattro collegati con noi e c'è anche Claudia Laricchia che ci sta seguendo e che ringrazio per aver svolto un prezioso compito di coordinamento eh, non solo all'interno del vostro progetto ma anche per la realizzazione di questa, di questa intervista. Ecco, sono felice di annunciare al pubblico che ci segue eh, che proprio con Smiley Academy, proprio con voi attiveremo un format di news che eh, ci accompagnerà nel corso della stagione, di questa stagione della regola della sostenibilità e fra noi siamo particolarmente felici perché eh, i nostri interlocutori dimostrano ancora una volta che eh, la sostenibilità è un tema sentito e vissuto soprattutto dai giovani per quanto ecco, sia importante che in maniera intergenerazionale, come dicevamo prima, tutti quanti ci facciamo carico delle nostre responsabilità. Soprattutto vissuto dai giovani e poi con questo bellissimo entusiasmo di giovani, questo bellissimo sorriso per il quale io mi complimento, veramente vi ringrazio perché dà tanta tanta gioia ed è questa la maniera di comunicare anche la sostenibilità. Va bene ragazzi, allora come promesso ci ritroveremo presto e veramente grazie di cuore non solo per la vostra disponibilità a questa intervista, alle news di Smiley Academy, ma proprio grazie per quello che fate perché è davvero molto importante, molto prezioso ed è un bellissimo esempio per tutti noi. Grazie mille. Grazie di cuore, grazie a presto. A grazie mille. Molto bene, noi, noi con, questi, con questi complimenti sinceri e sentiti vi, vi salutiamo e invitiamo, invitiamo tutti quanti voi che ci seguite da casa a seguire i ragazzi anche sui canali internet, social e siti ufficiali su cui appunto portano avanti i loro impegni, le loro attività. Fra Italo, anche oggi siamo arrivati, siamo arrivati al termine. Al termine. Quindi auguriamo una buona prosecuzione di giornata e settimana e noi ci vediamo lunedì prossimo con la regola della sostenibilità.